Capitolo 35. Edmund aveva deciso che spettava interamente a Fanny stabilire se la sua situazione nei riguardi di Crawford dovesse essere discussa fra loro due o meno, e che se lei non prendeva l'iniziativa, l'argomento non doveva essere affrontato da lui. Ma dopo un giorno o due di reciproco riserbo, fu indotto dal padre a cambiare proposito e a mettere in opera la sua influenza a favore dell'amico. La partenza dei Crawford era stata fissata per un giorno ormai prossimo e Sir Thomas pensava che sarebbe stato opportuno fare un ulteriore tentativo a favore del giovane prima che gli lasciasse Mansfield, per far sì che le sue dichiarazioni d'amore e le sue promesse di incrollabile costanza fossero sostenute da quanta più speranza possibile. Ma Sir Thomas premeva che su quel punto il carattere di Mr. Crawford non desse prova di cedimenti, voleva che egli dimostrasse di essere un modello di costanza e pensava che il miglior mezzo perché egli vi riuscisse era di non metterlo troppo lungamente alla prova. Edmund non era contrario a prestare il suo aiuto, inoltre desiderava conoscere di prima mano i sentimenti di Fanny. Fino a quel momento lo aveva sempre consultato in ogni difficoltà e le voleva troppo bene per non rammaricarsi che in quella circostanza gli venissero negate le sue confidenze. Sperava di esserle utile, era certo di poterlo essere. Chi altri aveva a cui aprire il suo cuore? Anche se non le occorrevano consigli, doveva sentire il bisogno di trovare conforto nel parlare con qualcuno apertamente. Fanny, estraniata da lui, silenziosa e riservata con lui, era una cosa innaturale, una situazione alla quale gli doveva por fine e alla quale, poteva facilmente indursi a pensarlo, ella desiderava che egli ponesse fine. «Le parlerò, signore, coglierò la prima opportunità per parlarle da solo», fu la promessa che risultò da quelle riflessioni. E informato da Sir Thomas, che proprio allora ella stava passeggiando da sola nella macchia d'arbusti, la raggiunse subito. «Sono venuto per passeggiare un po' con te, Fanny», disse. «Posso?» prendendola sotto braccio. «È tanto tempo che non facciamo una piacevole passeggiata insieme». Fanny assentì, più con l'espressione del viso che con le parole. Si sentiva depressa. «Ma Fanny», egli aggiunse subito dopo, «per fare una piacevole passeggiata non basta camminare insieme sulla ghiaia di questo sentiero. Devi parlarmi. So che qualcosa ti pesa in mente, so che cosa pensi. Non puoi supporre che me ne abbiano tenuto all'oscuro. Devo sentirne parlare da tutti eccetto che da Fanny in persona?» Fanny, agitata e abbattuta al tempo stesso, rispose: «Se ne senti parlare da tutti, cugino, a me non resta niente da dire». «Non sui fatti, forse, ma sui tuoi sentimenti, Fanny. Nessuno può dirmeli all'infuori di te. Non voglio costringerti, tuttavia. Se il parlarne a me non è quanto tu stessa desideri, guarda, ho finito. Avevo pensato che avrebbe potuto esserti di sollievo. Temo che noi si pensi troppo diversamente in proposito perché io possa trovare un qualche sollievo parlando di quanto sento». «Davvero? Supponi che noi si pensi diversamente? Non vedo proprio perché, anzi, non esito a dire che confrontati i nostri punti di vista troveremmo che sono molto simili, così come erano simili in passato. Per venire al punto, dirò subito che considero la proposta di Crawford assai vantaggiosa e opportuna, purché tu possa contraccambiare il suo affetto. Considero naturalissimo che tutta la tua famiglia desideri che tu possa contraccambiarlo, ma che, se non lo puoi, ti sei comportata esattamente come dovevi rifiutandolo. Può esserci un qualsiasi contrasto di idee fra noi su questo?» «Oh, no, ma pensavo che tu mi biasimassi. Pensavo che tu fossi contro di me. Quel che mi dici mi è di un tale conforto». «Questo conforto avresti potuto averlo prima, Fanny, se tu lo avessi cercato. Ma come hai potuto anche solo supporre che io fossi contro di te? Come hai potuto immaginarmi patrocinatore di un matrimonio senza amore? Anche se in genere io trattassi con superficialità tali problemi, come ti è venuto in mente che potessi essere superficiale quando era in gioco la tua felicità?» «Lo zio pensa che ho torto, e sapevo che aveva parlato con te». «Finora, Fanny, penso che tu abbia avuto perfettamente ragione. Posso provare rincrescimento, sorpresa e forse
Neppure sorpresa, visto che non hai avuto tempo di affezionarti, ma penso che tu abbia perfettamente ragione, chi ne può dubitare? Sarebbe vergognoso, imperdonabile se qualcuno di noi lo facesse. Non lo ami, dunque niente avrebbe potuto giustificare il tuo consenso. Oh, erano giorni e giorni che Fanny non si era sentita tanto sollevata. Fin qui la tua condotta è stata ineccepibile e quelli che hanno desiderato vederti comportare in modo diverso si sono completamente sbagliati. Ma la cosa non finisce qui. Un amore come quello di Crawford per te non è cosa che si rincontri tutti i giorni. Egli persevera nella speranza di far nascere quel sentimento che in te prima non c'era. Per questo, lo sappiamo, occorre tempo, molto tempo. Ma, con un sorriso affettuoso, acconsenti a che ci riesca alla fine, Fanny, lascia che ci riesca. Hai dimostrato la tua rettitudine, il tuo disinteresse, dimostrati ora grata e di cuore tenero, e così sarai il modello della donna perfetta, per proporre il quale ho sempre pensato che tu sia stata creata. Oh, mai, 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 con me non ci riuscirà mai. Aveva parlato con una passione che sbalordì Edmund, e della quale lei arrossì nel prenderne coscienza quando vide l'espressione sorpresa di lui e udì la sua risposta. Mai, Fanny? Così determinato e assoluto? Oh, questo non è da te, non corrisponde alla tua solita ragionevolezza. Intendo dire, esclamò Fanny desolata, tentando di correggersi, che ne sono convinta, non potrò mai, fin dove è dato garantire il futuro, no, penso che non potrò mai ricambiare i suoi sentimenti. Devo sperare in una conclusione migliore. Io so, meglio di quanto Crawford possa saperlo, che l'uomo che voglia farsi amare da te, dopo che tu sia stata debitamente informata delle sue intenzioni, avrà davanti a sé un'impresa assai ardua, poiché avrà contro tutti i tuoi primi affetti e le tue abitudini schierati in ordine di battaglia. E prima di poter avere il tuo cuore tutto per sé, dovrà scioglierlo da tutti i vincoli che lo legano alle creature animate e alle cose inanimate, che una convivenza di tanti anni ha rafforzato e che ora sono resi ancora più stretti dall'idea stessa della separazione. So che il pensiero di dover lasciare Mansfield per un certo tempo ti irrigidirà contro di lui. Vorrei che non fosse stato costretto a dirti quel che si proponeva di tentare. Vorrei che ti avesse conosciuto veramente bene, come ti conosco io, Fanny. Fra noi due credo che alleandoci ti avremmo indotta a capitolare. La mia conoscenza teoretica e la sua pratica, se messe insieme, non avrebbero potuto fallire. Lui avrebbe operato in base ai piani suggeriti da me. Tuttavia devo sperare che il tempo, dimostrando, come farà, lo credo fermamente, che egli ti merita per il suo costante affetto, gli concederà il premio. Non posso supporre che tu non senta in te il desiderio di amarlo, il naturale desiderio ispirato dalla gratitudine. Non è possibile che tu non provi un qualche sentimento del genere. La tua attuale indifferenza deve rincrescerti. Oh, siamo così totalmente diversi, disse Fanny, evitando una risposta diretta. Siamo tanto, tanto diversi nelle nostre inclinazioni, nei nostri atteggiamenti, che ritengo del tutto impossibile che noi si possa essere tollerabilmente felici insieme, anche se potessi amarlo. Non ci sono mai state due persone più dissimili. Non abbiamo un solo gusto in comune. Saremo infelicissimi. Ti sbagli, Fanny. La diversità non è così grande. Siete indiscutibilmente abbastanza somiglianti e avete dei gusti in comune. Avete in comune interessi morali e letterari. Avete tutti e due cuori sensibili e inclini alla benevolenza. E Fanny, chi avendo udito leggere Shakespeare e avendoti vista ascoltarlo ieri sera potrebbe pensare che non siete adatti l'uno all'altro. Ti fai una falsa idea di te stessa. C'è una notevole diversità nei vostri temperamenti, lo ammetto. Lui è esuberante, tu sei seria. Ma tanto meglio così. La sua vivacità di spirito stimolerà la tua. Tu sei naturalmente incline alla depressione e a raffigurarti le inevitabili difficoltà della vita maggiori di quanto siano. La sua gaiezza farà da contrappeso. Lui non vede difficoltà da nessuna parte e la sua piacevolezza e allegria saranno di costante sostegno per te.
La vostra dissomiglianza fin qui, Fanny, non è assolutamente contraria alla possibilità per voi di essere felici insieme, non lo credere. Per conto mio, sono piuttosto incline a considerarla una circostanza favorevole. Sono assolutamente convinto che due sposi debbano essere diversi per temperamento, diversi intendo nell'umore, nei modi, nell'inclinazione a ricercare poca o molta compagnia, nella propensione a parlare o allo starsene silenziosi, nell'essere l'uno grave e l'altro gaio. Una qualche differenza in questo campo è, mi sono assolutamente convinto, il buon auspicio per la felicità matrimoniale. Escludo posizioni estreme, naturalmente, ma appunto una stretta somiglianza su tutti questi punti avrebbe la maggior probabilità di sfociare in una posizione estrema. Una contrapposizione dolce e continua è, nelle maniere e nella condotta, la miglior salvaguardia. Fanny poteva ben immaginare a questo punto dove fosse orientato il pensiero di lui. L'influenza di Miss Crawford tornava a farsi sentire. Edmund aveva parlato di lei gaiamente fin dal primo momento del suo ritorno. Aveva rinunciato a evitarla. Proprio il giorno prima aveva pranzato in canonica. Dopo averlo lasciato ai suoi lieti pensieri per alcuni minuti, Fanny, sentendo che lo doveva a se stessa, tornò a Mr. Crawford e disse: «Non è solamente per indole che lo considero totalmente inadatto a me, benché da questo punto di vista io trovi la diversità fra noi troppo grande, infinitamente troppo grande per poter essere colmata. Il suo brio spesso mi opprime, ma vi è in lui qualcosa che mi respinge ancora di più. Devo dire, cugino, che non posso approvare il suo carattere. Non ho avuto una buona opinione di lui dall'inizio della recita in poi. Lo vidi in quella circostanza agire, a quanto mi parve, tanto impropriamente, con tanta insensibilità, posso parlarne adesso perché è tutto finito, tanto impropriamente nei riguardi del povero Mr. Rushworth, senza preoccuparsi di esporlo apertamente al ridicolo o di ferirlo, e corteggiando così insistentemente mia cugina Maria, che a farla breve nei giorni della recita ne ricevetti un'impressione così negativa che non potrò mai cancellarla». «Mia cara Fanny», rispose Edmund senza quasi ascoltarla fino in fondo, «non lasciare che alcuno di noi sia giudicato secondo quel che sembrò durante quella parentesi di generale follia. Quelli della recita sono giorni che detesto ricordare. Maria ha sbagliato, Crawford ha sbagliato, abbiamo sbagliato tutti insieme, ma nessuno ha sbagliato più di me. Paragonati a me, tutti gli altri sono senza pecca. Io ho fatto la parte dello stolto a occhi aperti». «Ma essendo semplice spettatrice», disse Fanny, «forse ho visto più di quanto abbia visto tu, e penso che Mr. Rushworth a volte sia stato molto geloso». «È assai probabile. C'è da meravigliarsene. Niente avrebbe potuto essere più improprio di tutta quella faccenda. Ogni volta che ci penso sono profondamente urtato dal comportamento di Maria, ma se ha potuto accettare di recitare quella parte, non dobbiamo sorprenderci del resto». Prima della recita sono certa che Giulia pensava che lui le facesse la corte. «Giulia? Ho sentito già prima dire che faceva la corte a Giulia, ma io non ho mai potuto vederne nessun segno e, Fanny, benché io speri di rendere sufficiente giustizia alle buone qualità delle mie sorelle, ritengo possibilissimo che l'una o l'altra o tutte e due abbiano desiderato di essere ammirate da Mr. Crawford e abbiano lasciato vedere questo desiderio con maggiore evidenza di quanto la prudenza richiedesse. Ricordo che a tutte e due piaceva più che manifestamente la sua compagnia, e con un simile incoraggiamento un uomo come Crawford, brillante e può darsi un po' sconsiderato, è inevitabilmente stato trascinato a... non vi può essere stato nulla di molto serio, perché è chiaro che corteggiandole non aveva nulla di preciso in vista. Il suo cuore era riservato a te, e devo dire che questo lo ha fatto salire moltissimo nella mia stima. Lo mette nella miglior luce, dimostra quali siano le sue opinioni su quanto può garantire la benedizione della felicità domestica e di un amore puro. Dimostra che non è stato guastato da suo zio, dimostra in breve che egli è tutto quanto ero solita auspicare che egli fosse e temevo che non fosse». «Sono convinta che non pensa come dovrebbe sulle cose serie.
Di piuttosto che non ha mai pensato a cose serie, perché è soprattutto di questo che si tratta. E come avrebbe potuto essere altrimenti con una simile educazione, con un simile educatore? Veramente, con gli svantaggi che ambedue hanno avuto, non è un miracolo che tutte e due siano quelli che sono. Fino ad ora gli esseri di Crawford, sono pronto ad ammetterlo, sono stati troppo spesso la sua unica guida. Fortunatamente si sono, in genere, dimostrati buoni. E tu supplirai al resto. E sarà davvero un uomo molto fortunato se gli riuscirà di legarsi a una creatura come te, una donna che, ferma come una roccia sui suoi principi morali, ha una gentilezza di indole tanto atta a raccomandarli. Davvero, ha scelto la sua compagna con un discernimento raro. Ti farà felice, Fanny. So che ti farà felice, ma tu lo farai molto più che felice. Non vorrei impegnarmi in una simile impresa, replicò Fanny in tono riluttante. Non vorrei accettare un incarico di così grande responsabilità. Perché, come al solito, non ti credi all'altezza di un qualsiasi compito importante. Immagino che tutto sia troppo difficile per te. Bene, benché io sia incapace per ora di persuaderti a nutrire sentimenti diversi, mi sarai persuasa alla fine, lo spero. Confesso di essere sinceramente ansioso che tu lo sia. La felicità di Crawford mi sta molto a cuore. Subito dopo la tua, Fanny, la sua felicità ha il primo diritto al mio interesse e tu sai quanto sia grande il mio interesse per lui. Fanny lo sapeva anche troppo bene per trovare qualcosa da dire in proposito e passeggiarono insieme per un po', in silenzio e pensosi. Edmund ricominciò per primo. Mi ha dato grandissimo piacere il modo in cui lei ha parlato ieri della cosa, un piacere tanto più grande in quanto non mi aspettavo che vedesse tutta la situazione sotto una così giusta luce. Sapevo che ti vuol molto bene, ma temevo che, paragonandoli a quelli che attribuisci al fratello, non stimasse i tuoi pregi quanto meritano e che le rincrescesse che la sua scelta non fosse caduta piuttosto su una qualche donna di alto rango o di grande ricchezza. Temevo il preconcetto nato da quelle massime mondane che era stata troppo abituata ad accettare, ma le cose stanno in modo del tutto diverso. Ha parlato di te, Fanny, proprio come doveva. Desidera quest'unione tanto caldamente quanto la desideriamo tuo zio e io stesso. Ne abbiamo parlato a lungo. Io non avrei messo l'argomento sul tappeto, benché fossi molto ansioso di conoscere i suoi sentimenti in proposito. Ma non mi trovavo nella stanza da 5 minuti che già lei incominciava a parlarne con tutta quella franchezza e soave impronta nei modi, quello spirito e quella semplicità che sono tanta parte di lei. Mrs. Grant l'ha canzonata per la sua fretta. Mrs. Grant era nella stanza dunque. Sì, quando sono giunto da loro ho trovato le due sorelle insieme, senza altra compagnia. E una volta incominciato, non smettemmo di parlare di te, Fanny, finché Crawford e il dottor Grant entrarono in sala. È più di una settimana che non incontro Miss Crawford. Sì, e lei se ne rammarica, eppure ammette che forse è stato meglio così. Tuttavia l'incontrerai prima della sua partenza. È molto irritata contro di te, Fanny. Devi esserci preparata. Cioè, dice di essere molto irritata, ma puoi immaginare quale sia la causa della sua irritazione. È il rincrescimento e il disappunto di una sorella convinta che il fratello abbia diritto di ottenere tutto quanto può desiderare subito, all'istante. È ferita come tu lo saresti in un caso analogo per William, ma ti vuole bene e ti stima di tutto cuore. Sapevo che sarebbe stata molto in collera con me. Mia carissima Fanny, esclamò Edmund, stringendo con maggior forza il braccio di lei. Non permettere che il pensiero della sua collera ti turbi. È una collera più affermata che realmente sentita. Il suo cuore è fatto per l'affetto e la gentilezza, non per il risentimento. Vorrei che tu avessi potuto udire il suo tributo di lode. Vorrei che tu avessi visto la sua espressione quando ha detto che tu dovrai essere la moglie di Harry. E ho osservato che, parlando di te, ha sempre detto Fanny, cosa che non aveva mai fatto prima, e pronunciava il tuo nome con la spontanea tenerezza con cui lo pronuncerebbe una sorella. E Mrs. Grant ha detto
Ha parlato? È rimasta presente tutto il tempo? Sì, e ha concordato esattamente con la sorella. La sorpresa causata dal tuo rifiuto, Fanny, deve essere stata senza limiti. Che tu abbia rifiutato un uomo quale Harry Crawford sembra andare al di là della loro comprensione. Ho detto quel che ho potuto in tuo favore, ma in tutta verità, da come hanno esposto il caso, tu dovrai dar prova di aver riacquistato la ragione quanto prima possibile, comportandoti diversamente da come fai, nient'altro le potrà soddisfare. Ma queste parole ti sono moleste, smetto, non evitarmi, non cercare di guardare dall'altra parte. Avrei pensato, disse Fanny dopo una pausa in cui fece uno sforzo per riprendersi, che qualsiasi donna dovesse ammettere la possibilità che un uomo, per quanto generalmente gradito alle altre, venga respinto o almeno non sia amato da un'altra donna. Abbia pure tutte le perfezioni possibili, penso che non è sensato dare per cosa certa che un uomo debba riuscire accettabile a qualsiasi donna di cui si innamori, ma anche ammettendo che sia così e dando per scontato che Mr. Crawford abbia tutti i requisiti che le sue sorelle e gli altri gli attribuiscono, come avrei potuto essere preparata a venirgli incontro con un sentimento rispondente al suo? Mi ha colta di sorpresa, non avevo la minima idea che il suo comportamento con me prima sottintendesse una qualche intenzione, e certamente non dovevo indurmi a trovarlo degno di affetto semplicemente perché sembrava prestarmi una futile attenzione. Sarebbe stato da parte mia segno di una estrema vanità alimentare una qualche aspettativa a proposito di Mr. Crawford. Sono certa che le sue sorelle, valutandolo come lo valutano, avrebbero pensato così se egli non avesse avuto serie intenzioni su di me. Come dunque io avrei potuto innamorarmi di lui al momento stesso in cui mi disse che era innamorato di me? Come avrei potuto nutrire per lui un sentimento e offrirglielo su richiesta appena si dichiarò? Le sue sorelle devono prendere in considerazione tanto me quanto lui. Quanto più alti sono i suoi meriti, tanto più assurdo sarebbe stato da parte mia il solo pensare a lui. E abbiamo idee assai diverse su quella che è la natura femminile. Se si immaginano che una donna possa così, su due piedi, essere capace di contraccambiare l'affetto, come questo loro giudizio sembra implicare. Mia cara, cara Fanny, ora capisco, so qual è la verità, e questi sentimenti sono del tutto degni di te. Te li ho attribuiti fin dal primo momento. Pensavo di saperti capire. Tu ora mi hai dato l'esatta spiegazione che mi ero avventurato a dare per te, alla tua amica e a Mrs. Grant. Ed esse ne sono rimaste abbastanza soddisfatte, benché la tua impetuosa amica si sia lasciata ancora trascinare dall'entusiasmo del suo affetto per Harry. Ho detto loro che tu eri, fra tutte le creature, quella sulla quale l'abitudine faceva la maggior presa e la novità la minore, e che proprio la novità delle attenzioni di Crawford era stata subito contro di lui. L'essere così nuove e recenti andava tutto a loro discapito. Che tu non sapevi accettare subito nulla a cui non fossi preparata e molte altre cose intese allo scopo di far loro conoscere il tuo carattere. Miss Crawford ci ha fatto ridere con i suoi piani di incoraggiamento per suo fratello. Voleva spingerlo urgentemente a perseverare nella speranza di essere amato in processo di tempo e di vedere le sue attenzioni più gentilmente accolte in capo a 10 anni di matrimonio felice. Fanny riuscì a stento a rispondere con quel sorriso che a questo punto egli si aspettava da lei. I suoi sentimenti erano in rivolta. Temeva di aver commesso un errore avendo detto troppo, spingendo troppo oltre la precauzione che aveva immaginato necessaria. Temeva, nel guardarsi da un male, di essersi esposta apertamente a un altro e sentirsi ripetere la battuta di Mr. Crawford in un simile momento e su un simile argomento non fece che aggravare amaramente il suo sconcerto. Edmund vide la stanchezza e la desolazione che le si dipingevano sul viso e risolvette immediatamente di procrastinare ogni ulteriore discussione e di trattenersi dal menzionare il nome di Crawford, se non in connessione con ciò che doveva esserle gradevole. Ciò deciso, poco dopo osservò: Partiranno lunedì prossimo, perciò sei sicura di vedere la tua amica o domani o domenica. Partono davvero lunedì e io sono stato a un pelo da lasciarmi persuadere a restare a Lessingby proprio fino a quel giorno.
quasi lo avevo promesso. Che differenza avrebbe potuto fare? Quei 5 o 6 giorni di più di permanenza a Lessingby sarebbero stati pagati da me per tutta la vita. Sei stato sul punto di trattenerti là? Proprio così. Fui sottoposto alla più gentile insistenza e quasi avevo ceduto. Se avessi ricevuto una lettera da Mansfield con notizie di tutti voi, credo che sarei rimasto, ma erano già 2 settimane che non sapevo nulla di quanto avveniva qui e sentivo che la mia assenza era durata abbastanza a lungo. Ci hai passato il tuo tempo piacevolmente? Sì, cioè è stato solo il mio stato d'animo a impedirmelo. Erano tutti molto simpatici. Dubito che possano dire altrettanto di me. Mi ero portato dietro l'inquietudine e non trovai modo di liberarmene finché non fui di ritorno a Mansfield. E le signorine Owen? Ti sono piaciute, vero? Oh sì, moltissimo. Ragazze simpatiche, di buon carattere, prive di affettazione, ma sono troppo viziato, Fanny, per trovarmi totalmente a mio agio in una compagnia femminile di un livello normale. Le ragazze di buon carattere, prive di affettazione, non fanno al caso di un uomo abituato a donne di ben più alta levatura. Sono 2 ordini diversi di creature. Tu e Miss Crawford mi avete reso troppo difficile da accontentare. Ma Fanny era ancora oppressa e sempre più affaticata. Egli glielo lesse in volto e, poiché quello stato non si poteva dissipare a parole, rinunciò a compiere ulteriori tentativi e immediatamente, con l'affettuosa autorità di un custode privilegiato, la ricondusse in casa.